Forse è vero ciò che si dice, cioè che una diocesi la si misura, la si valuta, la si critica dal suo clero. Non so se qualcuno è d'accordo, ma vedendo la realtà, la situazione di questa diocesi a cui appartengo, nonostante tutto, la diocesi di Milano, proprio ritengo valide le parole, che cioè la posso misurare, la posso giudicare, la posso valutare dal suo clero. Quante situazioni tremende vengo a conoscere. Preti, certo, su 1.000 preti, la percentuale penso che sia, no, ottima. Pensando a preti che si danno da fare, che si impegnano, che hanno la testa sulle spalle, diciamo, che hanno la missione nel cuore, nella mente, nell'intelletto, nella grazia di Dio. Tuttavia, quante, beh, io forse sono fatto male, ma se su 1.000 persone, anche ci fossero 4, 5, 7 casi, starei male. Perché mi lascerei prendere dalle situazioni più drammatiche. Basterebbe anche un prete che sta male perché io stia male. Ma purtroppo non penso che siano pochi i preti in questa diocesi che non abbiano problemi. Problemi diciamo di carattere anche generale, che riguardano la psiche e che riguardano diciamo la mente e anche che riguardano la fede. Poi mettiamo insieme. Certo, certe volte non basta avere la fede per superare certe realtà, certe problematiche anche personali. E tutto questo da che cosa dipende? Soltanto dal singolo in quanto tale? Dal fatto che uno, vabbè, è anche uomo, non prete, è uomo, diciamo, no? Quindi, come tutti gli esseri umani, ha dei problemi, non soltanto di salute, non soltanto per età, non soltanto per acciacchi fisici, ma anche di altro genere. C'è un prete più o meno sano di mente, c'è un prete più o meno che se la caccia, no? Per i propri parrocchiani, per la propria parrocchia, per la propria comunità, ci sono preti che, diciamo, sono seduti, vegetano, e ci sono preti che creano dei problemi, problemi relazionali, problemi, diciamo, anche psichici, problemi anche di carattere della fede. Uno pensa, beh, siamo preti, come fanno a credere? Ma quando Gesù parlava ai suoi discepoli, no, pensava lontano, vedeva già la realtà di una chiesa che ne avrebbe combinati tutti i colori, quello che è successo poi nella storia. La chiesa è fatta anche di uomini,
di realtà, diciamo, no? Carnali, di strutture. Potremmo applicare alla Chiesa ciò che Platone diceva della società, un grosso animale, no? Una grossa struttura, qualcosa di carnale, di esteriore, di istituzionale, di strutturale, che pesa. Come si fa a pensare, no? A una grossa struttura con un'anima dentro. Più è grossa, più l'anima si perde, viene soffocata. Lo spirito è nelle realtà, diciamo, più piccole, no? Più libere. Pensate quante cose la Chiesa, più che si strutturava già all'inizio, ha creato dei problemi, man mano si strutturava. Si creavano, no? Diciamo strutture gerarchiche. E lì qualche studioso dice che c'è già stata una certa, no? Diciamo, no, discordanza di pensiero, di modo di vedere la Chiesa tra Giovanni, a cui comunità, possiamo usare una parola, era mistica, più mistica, come del resto il suo Vangelo, no? Che poi riflette la comunità di fede di Giovanni. E poi la Chiesa gerarchica rappresentata da Pietro. Già, si stavano creando dei problemi, no? Poi San Paolo, eccetera, eccetera. Poi verranno i santi, verranno gli spiriti liberi, verranno gli eretici, i quali puntavano, no? Su una Chiesa più radicale. Poi sbagliavano, esageravano. Io ho sempre chiamato l'eresia come un eccesso di verità, e un eccesso anche di entusiasmo, di fede. Si va oltre, no? Si va oltre la struttura, e poi la Chiesa dice: tu esci dalla struttura, vai al di là, sei eretico. E la parola eretico vuol dire scelto, no? Ecco, tutto questo fa capire come oggi, dopo 2000 anni, no? Più di cristianesimo, i problemi ci siano ancora. Non è che la Chiesa man mano, camminando, si libera, si scioglie di tante strutture, diventa più leggera. Il distacco, che era, possiamo dire, no, un aspetto essenziale della mistica medievale, il distacco. Più ci si distacca dal superfluo, più si è liberi, più si è spirituali, più si è divini, perché Dio è il distacco assoluto. Dio è il bene assoluto. Assoluto vuol dire in latino sciolto da ogni condizionamento, libero. La libertà è Dio. Quando io spiego la libertà anche i bambini, devo partire da Dio, perché noi abbiamo della libertà un concetto sbagliato, come se fosse una scelta, no, tra il bene e il male. No, Dio non sceglie tra il bene e il male. Dio è il bene assoluto. È libertà. Ecco, tornando un po' al concreto, alla nostra diocesi, alla mia diocesi. Talora faccio fatica a dire mia diocesi, anche perché non è mia, ma a cui appartengo, nonostante tutto. Ai problemi. Problemi che riguardano, ripeto, come dicevo all'inizio, il clero, i preti. Facciamo stare poi il problema delle suore, vabbè, io dico i preti, diocesani. Come si fa a tacere davanti a situazioni, davanti a case di preti che pongono seri problemi, che hanno seri problemi?
quando sono abbandonati, lasciati se stessi. Lasciati se stessi. Creano problemi anche alla comunità, perché se un prete è parroco, ha delle responsabilità, soltanto anche avesse, no, degli incarichi pastorali. E un prete deve essere cosciente di avere queste responsabilità, come il buon pastore, come dice il Vangelo, che conduce, che guida il proprio gregge verso i pascoli eterni. No, i valori divini. Oggi, se io dovessi così, ma parto anche dalla mia esperienza, quando ero prete responsabile di comunità, pensandoci oggi, potrei dire magari certe cose non le fai più. Ma un prete che cosa deve dare alla propria comunità? Che cosa? Se stesso, che significa? Una volta si diceva che il prete viene mangiato dalla gente. È un'espressione un po' equivoca. In che senso? Certo che io devo farmi mangiare dalla gente, come Gesù si è fatto mangiare, cioè il pane, pane vivo, poi la gente non l'ha mangiato, l'ha rifiutato perché pretendeva un altro pane. Gesù che ha detto: io sono il pane della vita, dovete mangiare me. Il prete dovrebbe dire la stessa cosa, non tanto mangiare me in quanto uomo, no, in quanto ministro, in quanto vi dico, vi trasmetto, vi comunico il Vangelo. Ripeto, è un'espressione un po' equivoca, perché non è che il prete deve farsi mangiare dalla gente quando pretende cose assurde. No. Il prete deve essere radicale. Io sono qui, prete di parrocchia, per offrirti il pane divino, non altre cose. Certo, posso anche impegnarmi in tante altre cose, perché la struttura, anche la parrocchia, no? Nei suoi riti, mica riti, e attività, e oratori, e catechismo e tante altre cose. I sacramenti hanno un aspetto esteriore, no? Quando vengono ministrati, preparazione, ci vuole tutto un discorso anche concreto, no? Ma qual è lo stile del prete? Qual è? Non è come fare il sindaco, anche se, anche facendo il sindaco, io devo stare attento al cittadino, non tanto come corpo, psiche, anche come spirito. Il cittadino è spirito, come ogni essere umano, è spirito. Ecco, vorrei qui toccare, non dico di sfuggita, ma con una certa pacatezza, perché se avessi fatto questo video ieri non so cosa sarebbe successo, anche nella mia irruenza istintiva, venendo a conoscere casi di preti fuori di testa, che hanno responsabilità pastorali. Ma chi alle responsabilità nei riguardi del clero, dei preti? Io ho sempre avuto a che fare dei superiori, anche bravi, ma talora incapaci di comprendere. Se il prete ha delle responsabilità nei riguardi della sua comunità, il vescovo ha delle responsabilità nei riguardi del suo clero. Un vescovo che trascura il suo clero è fallito. È fallito. Deve andarsene, deve rinunciare a fare il vescovo. Ma perché devo dire, come anche sento dire, magari forse non è così,
che un papa deve essere papa fino a quando muore, non è vero. Ha un suo ruolo, anche un suo tempo. Ha una missione che si svolge in un determinato tempo, a certe condizioni. Ma mettiamo il caso, può succedere, no? Che un vescovo prenda una malattia, che non ragioni più cosa deve fare, deve dimettersi, no? Devi dimettersi. Il ruolo, la missione del prete o del papa o dei gerarchi, non è vero che deve essere a tempo indeterminato. È legato alla sua missione. Se io non reggo più, non sono più capace, la mia testa non funziona più, devo smettere di avere questa responsabilità, come del resto anche un politico, no? In questo campo siamo, ecco, nella stessa, diciamo, nella stessa realtà. Ma un vescovo che trascorre il suo clero è un fallito, deve dimettersi. Questa diocesi milanese, che è una delle più grandi nel mondo, dicono ancora oggi, no? 1.000 preti, 1.000 più preti. Certo qualcuno dirà, ma come fa a seguirli tutti? Deve seguirli tutti. Userà un certo modo, organizzerà, no? La diocesi in modo tale che attraverso i vicari episcopali, eccetera, eccetera, no? Attenzione ai preti, deve avere una grande attenzione ai preti. Ogni prete è un valore per un vescovo, deve stare attento. Io ho visto vescovi, non so come chiamarli, disumani, nei riguardi dei loro preti, ho visto vescovi umani, attenti, sensibili. Questa è la sua missione. Un vescovo deve rinunciare a tante cose, andare di qui, andare di là, per essere presente, magari come un prezzemolo. Deve smettere di fare la trottola perché deve essere, dare più tempo ai suoi preti. I preti sono nelle mani del vescovo, in tutti i sensi. Un vescovo deve stare attento. Dialogare. Accogliere. Chiamare. Richiamare i propri preti. Io non vedo che questo sta succedendo nella diocesi di Milano. Abbiamo un vescovo che non è sensibile ai propri preti, li trascura. Tutto perché? Non lo so. Crede di fare il vescovo presenziando tutte le cose e di qua, di là, partecipa a questo convegno senza mai dire niente di buono per forza. Devi dare più tempo ai suoi preti. Attento. E soprattutto fare le scelte intelligenti, pastoralmente intelligenti, umanamente intelligenti. Non tutti i preti sono buoni per tutte le parrocchie, sono adatti per tutte le parrocchie, ogni comunità è a sé. E forse esagero dicendo che ogni comunità esige, no, un suo prete. Attenzione, sto dicendo che io per esempio, magari, lo dico io, faccio un esempio, mi sentirei a disagio andare in una comunità di montagna, di campagna, di città, avere certe responsabilità perché la parrocchia è piccola, perché è grossa. Ma un vescovo
in collaborazione con i suoi vicari episcopali, deve fare scelte giuste. Un prete sta bene qui, in questa parrocchia, perché è piccola, perché non ha problemi magari economici, no? E se tu lo mandi di là sta male, soffre lui, soffre la comunità. Un prete ha un certo carattere, bello e brutto, ha certe capacità, magari no, più aderenti a certe esigenze pastorali. Scelte giuste. Questa diocesi sta facendo scelte sbagliate, continuamente sbagliate, sta facendo soffrire i suoi preti. Perché sta facendo, ma da tempo, scelte sbagliate. Preti che stanno rovinando anche la comunità, e non dico per colpa del prete in sé, perché fuori posto, in quella comunità. Spostare un prete che non sta bene in una comunità e tu lo mandi in un'altra comunità che lo farebbe ancora più soffrire, e facendo soffrire un'altra comunità, tu, vescovo, sei un disgraziato, sei un farabutto, sei fuori di testa, sei disumano, sei fallito. Sto dicendo parole forti, no. Sto vedendo la realtà di una diocesi con scelte sbagliate. Con scelte sbagliate. Ma è chiaro che poi il vescovo deve stare attento, perché tra il prete e la comunità che cosa deve scegliere? È chiaro che deve avere l'intelligenza di poter scegliere tutte e due. No? Cioè, c'è un prete che ha dei problemi, c'è una comunità che ha certe esigenze. È lì che bisogna avere l'intelligenza, la capacità anche pastorale di salvare l'uno, di salvare l'altro. Non posso dire, per salvare la comunità distruggo un prete, no. Ma neppure viceversa. Allora, lo so che non è facile. Ma tu, vescovo, se ti senti incapace, dimettiti, te ne devi andare, fa un'altra cosa. Come quando un prete si sente fuori posto in una comunità e dice al vescovo: non me la sento più di stare qua, me ne devo andare. Scelga lei il posto giusto. Ma attenzione, io lo so che forse qualcuno mi sta fraintendendo. Non è perché il prete ha delle pretese, chi vuole magari certe parrocchie perché sono più belle, sono più brutte, non lo so, no. Ci sono casi che è difficile poi risolvere, lo so, ma ci sono casi così palesi di scelte sbagliate, preti che soffrono perché sono fuori posto. E comunità che soffrono, anche vedendo il prete che sta soffrendo. E il vescovo cosa fa? Niente, se ne frega. Abbiamo un vescovo qui a Milano che se ne frega. Ecco perché dico: dimettiti. Questa diocesi milanese ha bisogno di un ricambio. Non in peggio. E qui un altro discorso. Un discorso che riguarda il Papa, che fa certe scelte sbagliate. Oppure, diciamolo più schiettamente, fa scelte studiate per distruggere. Questo Papa qui sta distruggendo le grosse diocesi. Per rivalutare le cosiddette diocesi periferiche. Nomina adesso, ci sono anche delle brave persone tra i parroci, bravi preti, no? Ma non è perché un parroco è un bravo parroco e ha dato a fare un vescovo, questo qui sta scegliendo parroci e li fa vescovi.
è giusta? Non lo so. Attenzione. Non è perché fare vescovo ci vuole le lauree. No, essere esperto in tante cose, ma ci vuole una capacità superiore. Scelte giuste, ha una missione da compiere, una missione che richiede intelligenza, intelletto, sapienza, capacità, umanità, umanità. Abbiamo qui un vescovo Milano che non è umano, è disumano. Questo vescovo qui è un orgoglioso, ha l'ego, non accetta nessuna critica, non dialoga. Come sarebbe bello, anche io l'avevo proposto, ma vediamoci. Anche i preti più dissidenti, che la pensano diversamente, che hanno anche delle visuali un po' al di là, no? Ma perché? Non ci troviamo, discutiamo. Io ho l'impressione che questa diocesi è in balia del nulla. Certo, si fanno tante cose. Voi andate sul sito della diocesi milanese, organizzata al massimo, ma come grosso animale, ma come grosso animale, tutto esteriorità, questo, vedete anche le parrocchie più attive, no? Attive in che cosa? E poi ci sono parrocchie morte, anche riguardo nello spirito, nella pastorale. Una diocesi che ha lo sbando, perché il pastore non è un buon pastore. Questo buon pastore di oggi, diciamo buon pastore, no? Che non è un buon pastore, deve avere il coraggio di dire adesso basta, mi fermo. Rimette il proprio incarico, sì, è un incarico, essere vescovo di Milano, che cos'è? Mi fa ridere ancora oggi, no? Si fanno i vescovi così, come onore? Che onore essere un vescovo? È un peso, sì, è anche un peso, responsabilità, soprattutto quando è una diocesi, poi ci sono vescovi in una diocesi, vabbè. Lasciamo perdere questo discorso. Il clero, questa diocesi milanese, un clero allo sbando, ci sono casi tremendi e il vescovo non si accorge, o se si accorge ancora peggio, è un disgraziato, è un farabutto, è un criminale, se si accorge e non interviene. Dico parole forti? No, dico quello che penso. Cosa fare? Non lo so. Non tocca a me scegliere. Se toccasse a me, sceglierei. Non mi sentirei più in grado, sceglierei. No. Quando un vescovo va avanti ed è una trottola e non fa niente per il suo clero, non sta attento, è un farabutto, se continua ancora così. Deve cercare di smettere e di dire basta, oppure deve dire non sono in grado. Nella speranza, come dicevo prima, che il Papa scelga giusto, non perché Milano ha delle pretese, non perché la diocesi milanese, no, vuole essere favorita, privilegiata, no, ma è grande. È un esempio anche. Che esempio dà la diocesi milanese oggi? Di una diocesi dannata. Non è di esempio.
tremendamente dannata nelle mani di un vescovo che non regge più. Io sto male. Quando magari mi telefonano, sento che questo prete è così, che questo prete è cos'ha, anche per colpa di scelte sbagliate. Anche per colpa di scelte sbagliate. Finisco con una battuta, non è una battuta. Quando ero vescovo, quando ero prete nella parrocchia più grande di Sesto, pensate che la parrocchia di San Giuseppe era allora 25.000 abitanti, pensate, eravamo là due o tre preti, vabbè. Anni dopo il 68 più o meno, no? E io ne combinavo un po', nel senso che ero abbastanza aperto nel fare le cose, nel proporre. Il mio vicario episcopale di allora una volta vi ha chiamato, perché insomma avevo anche dei contrasti con un parroco, no? A parte qui c'è sempre il solito discorso tra il parroco e il prete, allora si diceva. E la curia preferiva il parroco, e vabbè, anche quando aveva torti marci, vabbè. E questo vescovo, il vicario episcopale, mi ha detto: ma ci pensi mai di uscire dalla chiesa? Perché uscendo avrei dato meno fastidio, no? Si liberavano. Io ho sempre la risposta pronta, sempre, come anche adesso. Ma così, senza pensarci su, ma scusa un minuto, ho detto a quella vicaria, ma non sarebbe ora che se lei uscisse dalla chiesa? Dovrebbe essere lei, non io. Ci pensi, E dice a me, faccio un esame di coscienza. Io per principio non uscirò mai dalla chiesa. Devo stare dentro. Mi hanno sempre insegnato che dal di dentro si possono aprire le porte quando sono chiuse, di fuori no. Quando sei fuori, la tua voce non serve più. Sei dentro, rompi l'anima. Come i figli, se escono di casa perché si ribellano, perdono ogni diritto di dire la loro, ma stai in casa. Hai ancora il diritto di parlare con i tuoi genitori, di dialogare, di discutere. Io rimango nella chiesa per aprirla. È chiusa, la apri da di dentro però. Da di dentro che dai più anima alla chiesa, non da di fuori. Quando esci, i preti che hanno abbandonato, basta. Non finite. La voce non serve più. Ma è un conto la missione, è un conto appartenere. Io non dico il vescovo di Milano esce dalla chiesa, no. Ma ci sono tanti posti, ha detto che Gesù Cristo, ci sono tanti posti. Ognuno può avere il suo, no? Tu, vescovo di Milano, oggi sei un fallito. Sei un fallito. Ci sono tanti altri posti. Lascia la diocesi di Milano, sei un fallito. Non c'è più verso che tu possa cambiare. Ormai l'ho capito. Vattene fuori. La diocesi di Milano ha bisogno di un pastore che dia entusiasmo, che sia umano, che raccogli i preti attorno a sé, che dialoghi con loro, che parli, che cerchi di risolvere, no? Più possibile, faccia scelte giuste, scelte giuste. E non dire a un prete, vai là, te lo dico io, e guai se ti ribelli. Non dico, e ripeto, basta, perché altrimenti qui mi stanco, e stanco voi. So benissimo, ci sono tanti preti che hanno esigenze esagerate, pretese sbagliate, scelgono loro di oggi la parrocchia perché è più bella, più bella, lo so. Ma non sto parlando di questo. Il mio discorso è molto più vasto. Al di là. Poi, chiaro, non è facile dialogare con i preti, parlare con i preti e mettere nel posto giusto i preti. Ma sono d'accordo, lo so benissimo. Ma bisogna essere attenti però, no?
trovare le soluzioni migliori, darsi da fare, va quanti campi, anche quando un prete sta male, quando è anziano. Stracci siamo, stracci, quando si logorano vengono buttati nella pattumiera. Noi preti qui a Milano siamo come stracci, buttati nella pattumiera, usati male. Siamo uomini anche noi, umani. E per di più, abbiamo una grande missione. No, annunciare il Vangelo. Mi ha fatto riflettere. Sono stato duro, no. Ho il diritto di parlare e ho il dovere di impegnarmi, perché ancora mi impegno nel mio piccolo, mi impegno a dire quello che penso per il bene di questa diocesi.